Buongiorno a tutti, ben arrivati. Scusate la lunga attesa, il Presidente ha avuto un impegno imprevisto e non riuscirà a scendere. Quindi ha chiesto ad Andrea, che autorevolmente lo sostituisce, essendo Presidente della Commissione Turismo, quindi una spalla sulla politica di settore assolutamente autorevole, e quindi ci aiuterà lui a introdurre la presentazione di questo evento. Proprio perché il Presidente non c'è, però questo lo dobbiamo dire, abbiamo rinviato anche la presentazione dei dati sulla stagione turistica, perché ci teneva a presentarli lui, a presentarli il Presidente. Quindi l'evento centrale di questo nostro colloquio stamattina è la Mula, la Borsa Mula, e di questo parleremo. Perfetto, innanzitutto ringrazio tutti voi per la presenza. Ovviamente porto le scuse del Presidente Acquaroli, che non è potuto essere presente, ma ci teneva a dire che ovviamente domani avrà modo di incontrare tutti gli operatori del TTG e che presto, entro questo mese molto probabilmente, presenterà i dati della stagione turistica. Siamo qui in questa conferenza stampa dove ci sono tra l'organizzatore di Mula, il sindaco Franco Capponi, il referente responsabile di Inside Marche Live, giustamente lui dice di chiamarla live perché è una selezione viva, anche troppo, però sono contento, perché credo che la borsa del turismo del centro Italia sia importante farlo nelle Marche, soprattutto in una zona che è stata colpita dal sisma, in una zona dove ci sono dei piccoli comuni che oggi, secondo la mia modesta opinione, possono fare la differenza come grande attrattore della Regione Marche, e quindi voglio ringraziare il sindaco Franco Capponi, ma anche gli altri sindaci del cratere che stanno collaborando, credo, a questa iniziativa molto importante per dare uno slancio ad una zona colpita prima dal sisma. E come dicevo prima, anche oggi il turismo è stato colpito gravemente dalla pandemia, che è il settore più colpito. La Regione Marche ovviamente ha voluto crederci su questa iniziativa, ma soprattutto la Regione Marche, grazie al Presidente Acquaroli, sta puntando moltissimo sul turismo. Avere un Presidente che ha una delega sul turismo credo sia importante, fondamentale, metterci la faccia per rilanciare la nostra Regione, che oggi più che mai ha bisogno di avere nuovi flussi turistici, ma soprattutto nuove leggi che possano dare un grande apporto alla nostra splendida Regione Marche. Come ad esempio, penso, a breve licenzieremo la legge sui borghi, proprio per questo credo sia importante anche oggi parlarne, proprio per dare l'opportunità, noi la chiamiamo legge sui borghi ma è sull'albergo diffuso, per dare l'opportunità ai piccoli comuni all'interno dei centri storici che sono stati spopolati, perché sono quelli colpiti dal sisma che sono lesionati, distrutti, ma quelli non colpiti dal sisma tutti sanno che sono dei luoghi che prima erano molto vissuti e oggi sono spopolati. Quindi per dare l'opportunità a chi è ai sindaci, ai privati che all'interno vogliono investire nei borghi, proprio per creare questo turismo diffuso che secondo noi potrebbe anche dare una grande opportunità. Su questo poi ci siamo confrontati molto con l'associazione di categoria, io vedo qui anche il dottor Polacco, oltre a Inside Marche, che abbiamo avuto modo magari di confrontarci e di poter avere un apporto importante per questa legge su cui noi ci crediamo molto, così come anche l'Agenzia per l'internazionalizzazione, su cui entro fine anno verrà diciamo anche licenziata, perché crediamo che sia importante anche rilanciare la nostra Regione tramite un'agenzia che possa fungere non solo la promozione del nostro territorio ma anche la promozione dei nostri prodotti, perché la promozione del territorio deve andare di pari passo con la promozione dell'enogastronomia, degli altri prodotti che noi abbiamo, penso al mobile, penso al tessile, all'abbigliamento, al calzaturiero, quindi tutto questo sia importante. Concludo dicendo che Mula è ovviamente un'occasione importante, non solo per il Centro Italia, perché io qui vedo borsa del turismo del Centro Italia, sì, è vero. E volevo aprire un attimo una parentesi proprio sul Centro Italia, perché si parla poco del Centro Italia, si parla molto di Nord, si parla molto di Sud, ma il Centro Italia, dobbiamo dirlo chiaramente, è proprio la zona, diciamo soprattutto Marche, Umbria, Abruzzo, se vogliamo chiamarla così, anche se l'Abruzzo ormai è andata nel sud per quanto riguarda anche le classificazioni, no, delle regioni, ma il centro Italia è una regione, è una macro regione, si può dire, svantaggiata, perché è una zona svantaggiata, perché noi abbiamo le difficoltà per quanto riguarda le infrastrutture, questo lo dobbiamo dire, e anche su questo non dobbiamo puntare, così come lo è il PNRR, su cui si sta investendo molto anche sulle infrastrutture nell'entroterra, come ad esempio si pensa alla
Amandola Servigliano, la Pedemontana, Sarnano anche Amandola, perché per noi è importante anche velocizzare le nostre infrastrutture per dare l'opportunità ai turisti di vivere questa bellissima regione, che non dimentichiamoci tutti che la regione Marche con un'ora riesce a stare dal mare alla montagna, quindi questa è una grande opportunità. Io voglio ringraziare tutti voi, poi magari la parola credo sarà, ve la passerà tra Inside Marche, il sindaco, l'organizzatore di Mula, credendo ancora di più che questa è un'opportunità non solo per il Centro Italia ma per tutta l'Italia, perché oggi noi possiamo fare la differenza. Ovviamente queste iniziative, che credo vengono ovviamente dopo il TTG, proprio per avere l'opportunità prima di parlare con gli operatori del settore e poi portarli nella nostra regione, sono motivo d'orgoglio, così come noi abbiamo fatto. Voglio anche ringraziare gli uffici, la dottoressa Marchegiani, vero Torbidoni, il dottor Raimondo Orsetti, anche per il lavoro che si sta facendo, anche ad esempio con la Russia, che abbiamo fatto proprio per far conoscere questa regione. E soprattutto la differenza la fanno i borghi. Se la fanno i borghi perché non abbiamo il grande attrattore, proprio questo è importante, perché è uno dei nostri grandi attrattori su cui noi dobbiamo puntare. Grazie. Prego Federico, vai. Ok, grazie al presidente Andrea Puzzu, che effettivamente anche per aver riconosciuto la vivacità dell'associazione Inside Marche Live con il suffisso appunto live. Effettivamente dopo 2 anni di pandemia, presidente, lo dico anche a tutti voi, non era semplice rimanere vivi come aziende e quindi trovarsi oggi a dover parlare in maniera molto positiva anche di un evento che promuoviamo con la Regione Marche, con il Comune di Treia e con i comuni appunto dell'ex cratere, diciamo, chiamiamolo così, del sisma. E, dunque, questa è la terza edizione di un evento che noi abbiamo iniziato proprio durante il periodo del sisma. E oggi abbiamo voluto riproporla perché abbiamo vissuto sostanzialmente un altro sisma con la pandemia, quindi vogliamo offrire con questa opportunità per tutti gli operatori del turismo regionali, perché ricordiamo che è un evento gratuito, quindi tutti possono partecipare e iscriversi sia ai convegni che ai workshop B2B che appunto ci sarà. Grazie alla Regione Marche, che appunto, grazie al Presidente Acquaroli, il consigliere, il consulente Caramanna, ricordo, che si occupa di turismo, che ci ha accompagnato in questi mesi, e agli uffici, come appunto diceva il Presidente, che ci hanno appunto supportato, e grazie al Comune di Treia, che sostiene in prima persona questo evento, questa iniziativa. Oggi noi possiamo promuovere un evento che durerà ben 2 weekend. Abbiamo deciso di strutturarlo dopo il TTG di Rimini, dove noi saremo presenti con la nostra associazione nello stand della Regione Marche per incontrare operatori italiani ed esteri. Proprio successivamente, grazie al fatto che alcuni di questi giornalisti, di questi operatori, poi dopo possono rimanere grazie anche a questa fiera internazionale. L'evento si svolgerà in 2 weekend, dicevo. Nel primo weekend si terrà un press tour dedicato ai giornalisti, che potranno scoprire la città di Treia, i dintorni e le bellezze della Regione Marche, il 16 e il 17 di ottobre. E invece nel secondo weekend lo spazio sarà per gli operatori italiani ed esteri. Abbiamo deciso di puntare, crediamo insomma in maniera opportuna, soprattutto su quei mercati italiani, quindi Nord Italia. Recentemente siamo stati qua proprio per parlare della grande opportunità che offre la Lombardia e le altre regioni, diciamo, del Nord Italia, che sono i principali turisti, insomma, del nostro territorio, e anche dei paesi come i Paesi Bassi, la Germania, il Nord Europa e anche la Russia, no? Con questo nuovo mercato che si sta riaprendo grazie all'impegno della Regione Marche. Quindi questi 2 momenti sono dedicati appunto a giornalisti e operatori. Il 23 di ottobre ci saranno una serie di convegni che appunto saranno poi dettagliatamente descritti da Antonio, che ci supporta nell'organizzazione insieme a Luigi Settembretti, che coordina l'evento, che ringrazio, e saranno dedicati principalmente ai settori più forti per le Marche, ovvero l'escursionismo, quindi cammini, il bike tourism, che è un settore in grande crescita, la capacità di mettere in rete gli eventi culturali, ce ne sono tanti e importanti nella nostra regione, e naturalmente le strategie di rilancio e di ripresa del turismo dopo la pandemia, con la presenza del Presidente Acquaroli, l'ENIT, che è l'Agenzia Nazionale del Turismo che patrocina
questa iniziativa. Siamo molto contenti di poter trovarci oggi appunto a discutere di turismo e a organizzare questa iniziativa, perché spesso capita che quando le cose vanno male, come sono andate male in questi 2 anni, ricordo che il nostro settore, il turismo, ha avuto oltre il 90% di calo del fatturato, cioè sarebbe stato un disastro insomma se fosse continuato così. Noi abbiamo cercato di rialzare la testa, abbiamo cercato di rimetterci in moto, a lavorare, a fare il nostro lavoro, a promuovere le marche, a promuovere il nostro territorio in Italia e all'estero, e grazie appunto a questa iniziativa cercheremo di riprendere insomma la nostra attività e offrire un'opportunità, ripeto, gratuita a tutti gli operatori del turismo e delle marche di partecipare. E partecipare in particolare appunto ai convegni, partecipare al workshop B2B che ricordo si terrà il 24 ottobre a Treia, dove ci saranno appunto dei desk con gli operatori disponibili per incontrare i nostri appunto seller del territorio e delle altre regioni del centro Italia. Alcuni numeri per appunto concludere, che credo che siano importanti menzionare a favore anche della stampa, delle istituzioni che sono qua. Avremo 39 stand dell'artigianato della gastronomia, che poi descriverà il sindaco Capponi, che appunto ringraziamo ancora, e ci saranno anche altre iniziative dedicate proprio al gioco del bracciale che riguardano la città di Treia in particolare. 10 buyer esteri, 40 buyer italiani, 15 giornalisti, un centinaio circa di operatori del turismo che hanno già dato l'adesione, abbiamo 40 comuni che hanno già dato il patrocinio a questa iniziativa, 4 convegni che appunto vi descrivevo e anche alcuni stand istituzionali. In totale abbiamo conteggiato circa 2500 contatti business. Cosa significa in poche parole? Che 50 operatori che portiamo qua, che incontrano altri 50 e ci auguriamo di più operatori del turismo marchigiani, contribuiscono a creare contatti business, cioè significa che dopo questa iniziativa i nostri operatori marchigiani possono promuovere in Italia e all'estero le loro strutture ricettive, il loro territorio, le loro destinazioni, le loro città. Noi ci stiamo impegnando molto, l'associazione Inside Marche Live sicuramente è un po' rompiscatole, questo lo riconosco, ci scusiamo se magari siamo un po' pressanti nei confronti delle istituzioni, che però tutti i giorni cerchiamo appunto di fare il nostro lavoro, cerchiamo di promuovere le marche, quindi cerchiamo di dare una mano a promuovere questa destinazione che ha delle potenzialità incredibili. Lo abbiamo fatto insieme anche alla Camera di Commercio con delle iniziative che abbiamo sviluppato insieme, lo faremo come dicevamo prima al TTG in cui abbiamo organizzato un grande evento con i principali attrattori delle marche insieme alle istituzioni, la Regione, la Camera di Commercio, che si presenteranno anche lì ad altri operatori italiani ed esteri. Cerchiamo sostanzialmente di spingere questo territorio, ma non solo perché appunto è il nostro lavoro, ma perché ci piace, perché questo territorio ha delle potenzialità incredibili. E dobbiamo assolutamente riprendere la nostra attività, perché la pandemia per fortuna non ci ha fermati, ma concludo per come ho iniziato, Presidente Andrea, siamo ancora vivi, quindi siamo ancora live e quindi vogliamo esserlo ancora di più. Quindi grazie dell'attenzione e naturalmente ci auguriamo che possiate partecipare alla nostra Borsa del Turismo del Centro Italia. Grazie. Bene, buongiorno a tutti. Certamente per la nostra città, per Treia, è una grande soddisfazione organizzare questa terza edizione del Mula. Ringraziamo per questo l'iniziativa dell'associazione Inside Marche Live e anche per la verve di Scaramucci e dei suoi collaboratori, perché da alcuni, anche l'anno scorso abbiamo fatto degli eventi insieme. E devo dire che si sono visti anche dei risultati immediatamente. Dicevo, ringraziamo per questo soprattutto la Regione Marche che ha voluto sostenere questa iniziativa e certamente questo evento non è un evento che riguarda il Comune di Treia o il Maceratese, ma riguarda tutta la nostra regione, è pensata come opportunità di sviluppo e di promozione del Centro Italia, ma soprattutto ha uno sguardo, un'impostazione per la valorizzazione e la riscoperta delle nostre aree interne, soprattutto in questo momento in cui anche diciamo, i danni conseguenti il sisma, questo blocco ulteriore della pandemia, c'è veramente bisogno di una ripartenza. Noi abbiamo
diciamo, coinvolto tutti i territori e le unioni montane in modo particolare, che stanno raggruppando i comuni che parteciperanno con i loro stand a questo evento, e in questo caso effettivamente è una valorizzazione proprio per le aree colpite dal sisma. L'obiettivo primario di questa iniziativa e anche diciamo del nostro impegno è quello di rilanciare e valorizzare i nostri territori, che hanno una particolarità: sono bellissimi dal punto di vista paesaggistico e soprattutto sono adatti a un turismo più responsabile, come quello che sta venendo avanti dopo la pandemia, un turismo a misura d'uomo, dove non c'è forte concentrazione, dove non ci sono troppi pericoli e dove invece c'è un'offerta turistica di altissimo livello, di grande ospitalità, di buonissima enogastronomia e oggi anche una differenziazione dell'offerta che diciamo va di moda, cioè quello del turismo slow, quello dei cammini, che diciamo in questa regione tra quelli religiosi e quelli turistici e quelli paesaggistici cominciano a intersecare tutti i nostri territori. E poi ecco alcune specializzazioni come nel nostro caso, che riguardano soprattutto lo sviluppo degli sport outdoor e all'aria aperta, come il bike. Noi siamo una delle città, ma comunque ora tutta l'Unione Montana ha puntato con un progetto importante che abbiamo presentato sul CIS, che è stato parzialmente finanziato, di realizzare un vero bike park dell'area montana su cui insistiamo. Questo ci ha dato negli ultimi 10 anni un aumento costante di attenzione turistica, e oggi possiamo dire che l'ultimo anno, cioè il 2021, in termini numerici noi abbiamo superato, in termini di presenze turistiche, più del 50% di quelle pre-pandemia, e questo è una grande soddisfazione per i nostri operatori. Certamente ora dovremo fare ulteriori sforzi, questo è quello che ci auguriamo che potremmo fare insieme alle iniziative della Regione e delle risorse del PNRR, perché in pratica quello che manca ancora è quello di un'offerta organica, quella di offerte di pacchetti turistici e non solo una semplice ospitalità. Ecco, quindi su questo insomma dovremo lavorare moltissimo. Il discorso dei borghi entra implicitamente in questo nostro ragionamento, perché in pratica sono i borghi che caratterizzano molto l'attenzione e l'attrazione del turista che cerca questo tipo di tranquillità, questo tipo di offerta di altissima qualità che può trovare in queste aree interne. Noi in quei giorni, insomma, insieme a Inside Mark abbiamo realizzato anche proprio dei veri esperimenti per toccare con mano questa possibilità, dai circuiti, diciamo così, dei comuni intorno a Treia, per mettere a conoscenza di un sistema museale che certamente va meglio organizzato, ma che esiste e che può essere messo in rete. Noi abbiamo questa eccellenza, emergenza di Villa Spada, che ugualmente è un fiore all'occhiello per un'attrazione turistica del tipo culturale, storico-culturale, e poi il discorso che faremo fare sia ai giornalisti che ai tour operator, un assaggio dei nostri percorsi cicloturistici della zona di San Lorenzo, per chi la conosce, ma comunque è l'entroterra maceratese. Ritengo che questa iniziativa, specialmente in quest'anno del Mula, possa contribuire alla diffusione di un'ottima immagine della nostra regione e conforme, a mio avviso, alla nostra identità turistica, che purtroppo è rimasta inespressa per molti anni. Cioè questo discorso che oggi l'ambiente, il paesaggio, l'offerta enogastronomica di qualità, il biologico, le reti museali,
e anche una certa cura che questa regione e questi nostri comuni hanno messo in campo in questi anni, la cura del bene pubblico, la cura della città, la cura dei servizi, sta diventando un fiore all'occhiello per un'accoglienza diversa che si sta sviluppando sia in Italia che nel resto d'Europa. Ecco, da qui anche attraverso quello che emergerà durante il Mula potrà essere da stimolo anche a organizzare dei progetti che possano entrare negli schemi del PNRR, che sono molto esigenti, insomma, contemplano il fatto che dobbiamo fare un salto di qualità nello stare insieme, nel proporre delle cose che siano diciamo sostenibili, soprattutto nel futuro sostenibili. Io chiudo dicendo che quando un turista viene nelle nostre, soprattutto i bikers che vengono nella zona di San Lorenzo, ci dicono: noi in Italia non abbiamo mai visto un posto dove dallo stesso punto posso vedere le montagne con la neve, il bosco, il verde delle campagne, delle nostre aree interne e l'orizzonte, il mare. Cioè, non esiste, normalmente questi si allenano. Noi abbiamo ospiti da alcuni anni la nazionale italiana di downhill che viene ad allenarsi d'inverno da noi, perché sulle Dolomiti, dove hanno la sede di allenamento, c'è la neve, non si possono allenare, e diciamo che ci raccontano di questa visione, e molti tornano durante tutto l'anno. Concludo dicendo che su questo tipo di turismo fa bene a investire anche la Regione Marche, sui borghi, sul discorso del turismo outdoor, di questo, perché teoricamente con questo noi riusciamo veramente a destagionalizzare il sistema turistico marchigiano, che è molto incentrato sulla fascia costiera e che non può andare oltre quei 3-4 mesi dell'anno. Nelle aree interne il turismo si può fare tutto l'anno, con una diversificazione temporale che stiamo già stiamo scansionando, con eventi che diciamo coinvolgono soprattutto la tipicità di questi luoghi, il fatto di avere un'offerta enogastronomica veramente unica e soprattutto il mantenimento in queste aree anche di quell'origine e delle caratteristiche contadine, insomma, di quello che puoi trovare veramente originale qui ancora lo trovi. E quindi, ecco, su questo dobbiamo puntare tutti, e io ringrazio veramente tutti quanti, e l'assessore, il presidente Puzzo ha fatto un'ottima diciamo carrellata di situazioni che potrebbero ulteriormente rafforzare le proposte di legge in corso di approvazione, i programmi che andranno avanti sia con i programmi del PNRR, ma io spero anche nei due strumenti, quelli legati al PSR per quanto riguarda il turismo rurale e quello del POR per quanto riguarda il resto delle attività del settore turistico, possano darci veramente quella spinta che ancora è mancata. E vi invito sempre più a diffondere l'immagine delle Marche, perché ancora facciamo tutti gli sforzi possibili, possiamo vincere qualsiasi campionato, speriamo anche i campionati del mondo di calcio, e Mancini è il nostro, però diciamo che siamo sempre un po' misconosciuti, e questo è un tasto su cui dobbiamo insistere alla grande e sempre. Grazie a tutti. Allora, riparto da dove ha finito Franco Capponi, il sindaco. No, da dove ha finito? Perché in realtà quando noi parliamo delle Marche, le Marche è una regione, è una regione bellissima, che però noi abbiamo avuto sempre un turismo che è transitato fortemente sulla costa e poco nell'entroterra. Alcuni anni fa c'era lo slogan "le Marche del Museo Diffuso", noi potremmo dire "le Marche delle bellezze diffuse", perché abbiamo bellezze in tutto il territorio marchigiano. Borsa Mula in realtà ha puntato subito su alcuni elementi, ma prima del Covid, e forse abbiamo anticipato alcune situazioni, come quella di portare una borsa non più dentro
una situazione fieristica della costa o un capannone della costa, ma all'interno di una città, di un borgo, perché i nostri borghi sono bellissimi e sono pieni di storia, ma pieni di bellezze che spesso non vengono conosciute. Io stesso a Treia non conoscevo Villa Spada, e Villa Spada non è un elemento importante, è un elemento sicuramente importantissimo per il futuro di quel territorio, come Villa Bonaccorsi, che è stata acquisita recentemente dal Ministero e speriamo che a breve venga anche resa fruibile. Perciò la prima scommessa è quella di aver portato una morsa all'interno di una cittadina, di un borgo, perciò far conoscere attraverso quel borgo le Marche. Perché è quello il gioco, quello di portare sia giornalisti sia operatori all'interno di una città che si rendano conto di quello che poi dovranno vendere, delle sue bellezze e delle bellezze di un territorio. La seconda scommessa è stata sempre quella di creare rete, perché oggi si dice se non c'è la rete non si va da nessuna parte. Faccio un esempio su un argomento che abbiamo toccato sulla ultima Borsa Mula. Noi abbiamo alcuni impianti sciistici che sono collegati o sono vicini a pochissimi chilometri l'uno dall'altro, ma non sono collegati fra di loro, quando noi in Trentino abbiamo dei pass che ci permette di fare veramente dei chilometri infiniti all'interno delle montagne delle Alpi, perché questo, ecco, non è tanto l'impossibilità, è la rete a volte che manca. E quando noi parliamo di eventi culturali, gli eventi culturali devono cominciare a dialogare fra di loro. Faccio l'esempio di Treia, che c'è una manifestazione molto bella come il gioco del bracciale, che è conosciuto soltanto su un territorio limitrofo e non esternamente, perciò non all'esterno non della provincia di Macerata, ma nelle Marche non so quanti la conoscono se non come nome. E noi dobbiamo fare in modo che queste cose diventino un'attrazione turistica, un modo di veicolare e di portare turisti in quel momento, in quella situazione. Perciò il dialogo della rete culturale è importantissimo. E come facciamo a far dialogare? I convegni servono per questo, non soltanto per far conoscere, ma anche per permettere comunque un dialogo, un rapporto fra soggetti e fra istituzioni, ma anche territori e istituzioni. La terza scommessa che stiamo cercando di fare, quando si parlava di stand, spesso gli operatori quando arrivano nelle Marche vedono delle città belle, dei luoghi belli, ma a volte sono desolati, non c'è persone, non c'è... le nostre città si stanno spopolando, parliamo soprattutto dell'entroterra, e cercare di allestire una città anche con stand che sia enogastronomici, sia, ma parliamo sempre di un'enogastronomia di un territorio, un artigianato del territorio, è l'altra scommessa, perché dobbiamo dare una possibilità a chi arriva fondamentalmente di vedere una città viva, una città che comunque sa reagire. E immaginate che la scelta di Treia non è stata, io l'ho sempre detto al sindaco, non è stata casuale. Treia è una città bellissima, una città dove il mattone esplode, che è una delle caratteristiche marchigiane, il mattone, e lì esplode su tutti i livelli. Le mura cittadine sono non bellissime, ma addirittura imponenti. E dietro c'è una storia e una piazza, la piazza quella del Vinci, che è collaboratore di Valadier, che è una delle meraviglie, secondo me, delle Marche. Bene, attraverso quello dobbiamo veicolare tutto il territorio, perciò far conoscere che da lì ci si può spostare. E non si deve fare un discorso di campanilismo, perché a Treia e non in un'altra parte, perché le Marche ha una ricezione alberghiera molto scarsa, punto. Se non si fa rete, se non si mette a sistema anche quella capienza alberghiera, non si va da nessuna parte. Noi non possiamo promuovere un territorio per 250 posti letto o per 300 posti letto, dobbiamo metterli in rete. E non è importante se le persone arrivano a Treia o Cingoli o a Pesaro o ad Ascoli Piceno, l'importante è che sappiamo transitare, portare le persone all'interno di un territorio marchigiano per scoprire le nostre bellezze. Beh, questo è Mula, questo è quello che vuole far Mula. È quello di cominciare a creare le condizioni anche attraverso gli incontri di relazioni che possono arrivare ad affrontare quelle tematiche, quelle problematiche turistiche per rilanciare tutto il territorio. Grazie. Okay. Domande?
sono tutti insieme. Mi sembra che... Quindi abbiamo finito. Grazie. Grazie a voi. Grazie a tutti.